Per la dodicesima giornata di campionato di promozione pugliese Girone B era di scena allo Stadio Italia il derby tra Massafra e Talzano. Inizia bene il Talzano che al nono minuto passa in vantaggio con un gol di Casula. Passano solo 8 minuti e il Massafra con Pignatelli si procura un calcio di rigore. Il tiro viene affidato all'esordiente Turi che mette la palla in rete acciuffando così il pareggio. La gioia del Massafra è spenta prima dall'ammonizione di Turi, che esulta più del dovuto al suo gol, e 2 minuti dopo dal vantaggio del Talzano con Rossi. Sul finale di tempo altro giallo per Turi, che lascia così il Massafra in 10 uomini. Il secondo tempo inizia bene per la squadra di casa, che al quinto minuto trova il pareggio con un tiro di Presicci, che insacca alle spalle di Fischetti. Nulla cambia per tutto il secondo tempo. Il derby Massafra-Talzano finisce sul risultato di 2-2. Ai nostri microfoni, mister Antonio Giunta e il presidente Fernando Rubino. Mister, cosa ha pensato dopo che il giocatore del Massafra ha segnato ed è stato ammonito? Purtroppo è la seconda volta che succede la stessa cosa. Domenica l'altra in casa è successa a Novellino, poi doppia ammonizione, sistematicamente è successa anche oggi. L'esultanza del giocatore è incontrollabile a volte, però un giocatore esperto non deve fare quelle cose. Sa che proprio lui era lì quella volta che Novellino è stato ammonito, oggi ha ricambiato la cosa e per noi è stato pericoloso perché comunque è stato ammonito. E poi purtroppo l'arbitro probabilmente non ha capito che il giocatore non gli ha detto qualcosa e l'ha ammonito. E anche oggi abbiamo giocato 70 minuti in 10, avremmo tranquillamente meritato di ribaltare la partita, ci siamo andati vicinissimi, abbiamo trovato un altro grande portiere anche oggi. Fortunatamente tutte queste squadre vengono a Massafra e hanno questi portieri eccezionali. Oggi si poteva vincere però questa partita? No, oggi si doveva vincere, l'abbiamo preparata, siamo stati bravi, abbiamo recuperato la prima, l'abbiamo avuta la seconda addirittura in 10. Poi purtroppo quando potevamo chiuderla, ripeto, è stato bravo anche il loro portiere, ma i ragazzi hanno dato tutto il massimo. A me dispiace sentir dire che dai ragazzi degli ultra, che non lo so di cosa hanno colpevolizzato questi giocatori, hanno dato il massimo. Giocare in 10 non è mai facile, purtroppo è una cosa che ci portiamo dietro. Evidentemente non lo so, è qualcosa che dobbiamo migliorare, vediamo un attimino. 2 punti sono pochi però per questo Massafra. 2 punti sono niente per questo Massafra, con tutto il rispetto alle squadre che abbiamo incontrato, non siamo sicuramente inferiori al Carovigno, altri casi, al Maglie, al Talzano stesso, al Copertino, guardi, non siamo assolutamente inferiori a questi. Purtroppo non riusciamo a concretizzare quel poco di lavoro che facciamo. La sfortuna purtroppo non ci dà una mano da questo punto di vista e per l'ennesima volta portiamo via un punto, anche se oggi probabilmente, io è inutile dire che se fossimo rimasti in 11 io credo che questa partita l'avremmo ribaltata, poi purtroppo col senno di poi è sempre facile parlare. Riusciamo finalmente ad allenarci in un campo diciamo con la C maiuscola, i risultati si stanno cominciando a vedere. No, siete mal informati, probabilmente non è così. Noi ci alleniamo su questo bel campetto che abbiamo una volta alla settimana, perché purtroppo non c'è concesso di allenarci mercoledì, giovedì, venerdì e giocare la domenica. Noi facciamo partita infrasettimanale con la Juniores, poi per quanto riguarda gli altri lavori o dobbiamo litigare con il custode che purtroppo non ha colpe, sono delle disposizioni che lui ha, e ci alleniamo ancora al campetto, quindi voglio dire, però il lavoro fisico i ragazzi lo stanno facendo anche con quel campetto, con le misure ridotte, quindi voglio dire, non è così, non ci alleniamo sempre sul nostro campo purtroppo. Fernando Rubino, quest'oggi la vittoria ci poteva stare? Beh, io direi proprio di sì, siamo stati ancora una volta sfortunati, ancora una volta abbiamo avuto un'ingiustizia da parte della terna arbitrale che sinceramente secondo me ha fischiato a senso unico. C'è stata l'espulsione di Turi che ingiustamente, poi tra l'altro ci sono anche le riprese che testimoniano che anche lì l'arbitro ha preso un grosso abbaglio. Purtroppo evidentemente questi ci vedono in fondo alla classifica e credono che siamo una squadra di poco conto. Gli arbitri non comprendono che per una serie di circostanze purtroppo abbiamo ad oggi ancora 2 punti. Però devo dire che oggi la vittoria è alla nostra portata. Alla fine devo dire anche bravi ragazzi che in 10 sono riusciti a pareggiare questa partita contro una squadra, devo dire, di un livello medio-basso, però che dire alla fine? Alla fine comunque ci è andata bene.
questo tipo però di ammonizioni che si prendono si possono anche evitare? Beh, direi proprio di sì, su questo bisogna anche lavorare, su queste ammonizioni che spesso prendiamo così ingenuamente, non ci rendiamo conto, o meglio non si rendono conto i nostri calciatori, che poi alla fine fanno un male alla squadra, alla società.